Oggi devo dire che è anche una bella giornata, nonostante sia tutto qui umido e bagnato perché c'è parecchia fanghiglia, ma diciamo che per il resto si sta abbastanza bene. Poi ci saranno dei tratti che saranno un po' parecchio umidi, ci sarà da attraversare il famoso ruscello. Per chi mi segue si ricorderà circa 11 mesi fa, quando l'abbiamo fatta io e Omar, ma qui c'era la neve, se vi ricordate. E speriamo che non ci sia tant'acqua, perché non ho voglia di fare tanti schivi di acqua. Mi ricorda anche la volta che siamo andati alle cascate d'Artagna, che ho dovuto schivare parecchio l'acqua. Allora, qui non so se vi ricordate questa qua, che poi volendo si poteva passare anche di qua, là dove ci sono i pancali. Guardate che vista che c'è qua, fantastica. E qui iniziamo il nostro trekking di oggi. Tira anche un venticello ghiaccino. Qui tra non molto troviamo il recinto dove vengono fatti gli addestramenti dei cani per i cinghiali. Solo che, ragazzi, venire qui nel bosco per buttar via un sacchetto di plastica, questa è proprio non aver rispetto dell'ambiente. Comincio già a sentire il suono dell'acqua che scorre. Infatti, come da programma, qui c'è della fanghiglia, perché là c'è quella piccola cascatina. Però devo dire che rispetto a quando ci sono venuto, diciamo, 11 mesi fa, che qui c'era la neve, era veramente un casino. Guardate bello come scorre l'acqua da lassù. Sembra che ci sia uno specchio. Sembra che l'acqua scorra sotto una lastra di ghiaccio, da quell'impressione lì. Allora, qui bisogna stare molto attenti perché c'è del fango. Ecco fatto. Il primo l'abbiamo scansato. Qui c'è dei tacchetti. Presumo che ci passino le moto da cross. In pratica, diciamo che i punti più scarsi di questo cammino, di questo trekking, sono quello dove sono passato adesso e il prossimo, che c'è da attraversare un bel ruscello. E speriamo che non ci sia tanta acqua. Io vi ricordo che se volete fare un trekking con me nel fine settimana o durante la settimana, non dovete fare altro che lasciare un commento qui sotto al video e poi vedremo di organizzarci e di fare qualcosa insieme. Avevo mandato un messaggio, ma probabilmente non l'ha letto Alessandro, è uno di voi che mi segue, che tra l'altro c'è anche un canale di YouTube. Però probabilmente non l'ha letto, perché un po' sono stato io che
gli ho mandato un messaggio troppo tardi. Vabbè, sarà per la prossima volta, tanto i trekking invernali sono appena iniziati, quindi avremo modo di fare qualcosa tutti insieme. Qui siamo su territorio dei cinghiali. Qui c'è un po' di boscaglia, cascata. Ah no. Undici mesi fa, quando feci questo trekking sulla neve, avevo portato con me il Samsung l'M31. Non era male, faceva anche degli ottimi scatti. L'unica cosa, il sensore della fotocamera non riconosceva gli alti e i bassi colori, cioè la luminosità, in pratica, dove ce n'era troppa non si attenuava, e viceversa, quando ce n'era poca non aumentava la luminosità. Infatti, se l'avete visto il video, capirete quello che voglio dire. Invece adesso con l'S20 è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. A partire dalla stabilizzazione è veramente una goduria. Qui siamo sotto il torrente. Lo sentite il rumore? Il suono dell'acqua, perché siamo quasi giunti al punto dove dovremo attraversare. Sì, perché noi in pratica dobbiamo andare lì. La volta scorsa noi siamo scesi di qua, siamo arrivati là, abbiamo trovato il punto, Omar aveva le bacchette, quindi un po' ci siamo aiutati con le bacchette, però voglio vedere se c'è un punto dove posso attraversare. Sì, c'è. Qui c'è un altro sentiero che non sapevo neanche che ci fosse. Allora, qui. Sì, qui si può attraversare tranquillamente. Basta saltare, come disse il. Ora mi aiuto con un bastone. Ecco fatto. Figuracce non le ho fatte. Il bastone lo ringrazio mille. La natura ti aiuta sempre, basta rispettarla. E ce l'abbiamo fatta. Che spettacolo! Oggi ragazzi devo camminare piuttosto a passo svelto perché le giornate sono molto accorciate. Quando si venne quassù, sempre riferendomi alla volta che c'era la neve, si partì da mattina, mentre oggi sono partito circa alle ore 13, quindi mi devo muovere, anche se devo dire che nello zaino c'ho la torcia, quindi non mi crea nessun problema, però magari se ce la faccio a scendere prima è meglio, perché non rischio di subirmi le temperature in calo. Allora, questo è il tracciato che mi porta a Croci. Io poi in pratica a Croci potrei anche continuare
andando verso Cozzile, vediamo. Vediamo un po' come si prospetta una volta arrivati là. Intanto vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e se non volete perdere nessun video, attivate anche la campanellina. Poi, vi ricordo inoltre che potete seguirmi anche su Instagram, dove lì carico foto e storie per quanto riguarda gli spoiler di quello che arriverà poi successivamente su questo canale. È bello questo tracciato perché è pieno di queste sorgenti. Qui c'è pruni maledetti, vediamo un po' di non agganciarli. Invece sì, l'ho proprio agganciato, maledetto. Ecco, qui c'è il tratto con i pietroni. Il venticello diciamo che è ghiaccino, da queste parti. Qui siamo circa 500 metri d'altezza. Se si arriva a 1000 c'è la neve. Sto guardando tanto per sapere quanti chilometri faccio mentre cammino, però non ho messo le live perché sinceramente non mi interessa, perché tanto so com'è questo sentiero. Se avete freddo, ragazzi, quando siete a casa, andate a camminare. Vedrete come vi sentirete bollire dentro. Io in questo momento ho un caldo veramente caldo. Cioè, per me che faccio attività fisica, si intende. Comunque ce ne sono di bivi. Se uno si vuole perdere nel bosco, ma io preferisco fare quella che conosco, cioè questa. Sì, devo dire che come arrivi al sole si sente. Come vedete alle mie spalle, non sono l'unico ad aver scelto questa bella giornata per fare un po' di attività fisica. Ma questi sono tranquilli. Siamo arrivati, diciamo, a Tomboli, mi pare che si chiami così, dove c'è questa vasca di acqua che l'ultima volta era bella ghiacciata. Qui ci dovrebbe essere anche quello che rimane della verruca, cioè quella là.
Comunque ho visto sul navigatore, sul GPS, che c'è una scorciatoia che ti porta al ponte di Barano. Più avanti c'è una scorciatoia che, te svoltando a sinistra, taglia. Non l'ho mai fatta, poi la farò un giorno. Questo, ragazzi, se avete un camper 4 ruote motrici, venendo dalla strada di sotto, potete venire quassù e rimanerci a dormire. Qui si va a macchino. E fra 10 minuti, come dice il cartello, siamo a Croci. E noi si prosegue. Cioè, è bello trovare un bel prato in mezzo al bosco. Che poi qui, guardate, questa sabbia argillosa. Oggi proviamo anche i microfoni. Qui che c'è? Sì, qui c'è un altro sentiero, però non ho voglia di tirar fuori il GPS. Faccio la mia strada. Guardate che bello, qui si vede, si intravede là dietro questi alberi, c'è il Monte Serra. Qui la strada è più larga, come ho detto prima. Infatti, se uno possiede un camper 4 ruote motrici, oppure volendo, basta montare anche solo le catene e sali. Niente, oggi qui neve, non c'è niente. Non lo so. Ora quando arrivo al santuario di Croci, lì vedo bene Cozzile e voglio vedere se si vede la neve. A regola ci dovrebbe essere. A meno che la neve non la trovi scollinando successivamente dopo il castello, andando verso Macchino, allora sì, ma per il momento qua non c'è proprio niente. Guardate, ragazzi, dove vi porto oggi con questo fantastico trekking. Guardate che vista che c'è da qui. Tanta roba. Monticatini Alto non si vede da qui perché è praticamente dietro quella collinetta lì. Ora poi magari quando arrivo al santuario mi rimetto il giacchetto perché lì mi fermo 2 secondi, faccio una piccola pausa, anche se non sono stanco, però mi piace anche godermelo questo trekking, non subito. Chiaramente non sto facendo una corsa, una gara, quindi ho tutto il tempo. L'importante è rientrare prima che venga buio, ma come ho già detto prima, ho la torcia nello zaino. La discesa, mamma mia, non la sopporto la discesa perché ti fa fare troppa fatica nei ginocchi. Ti spezzi in due. Siamo arrivati al bivio. Là, come potete vedere, c'è il santuario e qui invece c'è il bivio per il ponte di Barano. Sì, che praticamente se davvero prendevo quella scorciatoia giungevo precisamente lì. Ora voglio, sono curioso di vedere se si vede la neve.
Niente ragazzi, probabilmente la neve c'è, ma oltre la collina, cioè in direzione salendo per Macchino. Quindi no, io non ci vado perché sono partito troppo tardi oggi. Quindi arrivando anche a Cozzile, scendendo poi per Massa, rifacendo questo pezzo qua a salire, farei troppo tardi. Quindi accontentiamoci di quello che si può fare, almeno oggi. Tanto fino al 20 ho visto le previsioni, le giornate sono pressappoco tutte come oggi, quindi avremo modo e maniera di fare altri trekking e cammini. Intanto andiamo in direzione Ponte di Barano, ma sarà che sono più allenato? Sembra quasi che l'abbiano accorciato questo sentiero. Anche da quando sono partito dai boschi, arrivare al santuario, ci sono arrivato in un secondo. Ora, in un secondo si arriva anche al ponte di Barano. Fra due è già finito tutto. Siamo quasi giunti al ponte di Barano. Riconosco questo tratto qui in salita, poi c'è il tratto in discesa dove ci sono quelle pietre grosse. Questa probabilmente può essere una delle strade che dalla Verruca quassù, come dicevo prima, porta qui al ponte di Barano. Discesa pericolosa. Sì, per le biciclette è pericolosa, sì. Siamo arrivati al ponte di Barano. In fondo a questa discesa qui c'è il ponte. Com'è silenzioso oggi il ruscello qua al ponte. Di solito si cominciava già a sentire, perché qui manca veramente poco, 100 metri, e ci siamo. Sì, qua sotto c'è già il ruscellino, però non è il ponte. C'è belle, belle cascate, belle, 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 piccoline, guarda che spettacolo. Proseguiamo e qui proviamo a passare qui qua, tratto un po' rischioso, però basta fare i movimenti sicuri. Se non sei sicuro non lo fare mai il passo in avanti. Mi è successo una volta di fare una cosa che mi è costata. Quando cascai nel ruscello di Sorana. Scenari da strega di Bel Air. Quando sentite questi scricchioli, sono altri pezzi di alberi caduti che si sono appoggiati su altri. Sentire scricchiolio strano. Senti, che poi sembra il rumore di qualche uccello. Questa volta non è un abbocco, siamo arrivati veramente. Ponte di Barano.
qui c'è un po' di melma, vediamo di scalzarla. Questo è un altro tratto, ora, ne ho già superati già diversi, che c'è l'acqua, vabbè, modi per attraversare ce ne sono quanti ne volete. Allora qui, essendo che c'è, vediamo un po' di non cadere in acqua, vi raccomando ragazzi. È un po', vediamo un po' di trovare un tronchettino, questo sì, esageratamente lungo, vabbè, facciamo così, così e così, poi qui si va bene, questo è un po' scivoloso. Ma noi non ci arrendiamo, e questa è la prova che non mi sono bagnato. Probabilmente non avrei fatto tutta quella scena se avevo le scarpe in Gore-Tex, sarei attraversato, che poi c'erano dei punti che non era tanto alta, però se non hai le scarpe in Gore-Tex, anche in quella prova più bassa l'acqua entrava dentro le scarpe, e vi posso garantire che qui non è bello camminare con le scarpe con l'acqua dentro. Allora, ho bevuto acqua e ho anche fatto acqua. Non c'è cosa più bella fatta in natura. E qui siamo giunti alla fine di questo sentiero. In pratica sono arrivato al bivio, quello dove c'è la baita. Ristorante La Baita, dove consiglio a tutti voi di venirci a mangiare, perché fanno un'ottima carne alla brace, la vera fiorentina. Qui siamo alla fine del sentiero e qui è tutta strada percorribile anche in auto, perché ci sono, come potete vedere, delle abitazioni. E superato il ristorante La Baita si va nel sentiero successivo. Allora pensate che io ho fatto quasi 5 km in un tratto che, ora finita questa strada, se svolto a sinistra faccio circa meno di un chilometro e arrivo all'inizio dove ho iniziato questo trekking, via. Quindi ho fatto un bel giretto, quasi, diciamo, ad anello, perché siamo quasi all'incirca nel punto di partenza. Se non erro, qui c'erano i cavalli una volta. Sì, qui c'è il fieno, là c'è la casetta. Probabilmente sono al calduccio. Come da programma siamo giunti qui al ristorante La Baita. Ora noi si prosegue 100 metri e si entra nel sentiero che ci porterà a Vico. No, ci porterà alla polveriera, a Santa Barbara. Brutta, brutta, brutta notizia. Io me lo immaginavo. Allora, siamo all'ingresso del sentiero 40. Io all'andata l'ho voluto evitare proprio perché avevo proprio paura di trovare cacciatori. Infatti, come potete vedere, là c'è la prima jeep che si sta avviando nelle postazioni. Speriamo che sia uno che è andato a farsi un giro, ma ho dei dubbi. Qui, se vi ricordate, ci sono arrivato quella volta anche per cercare
castagne. Quindi le trovai qui sotto a questo bel castagno. La prima volta le trovai, la seconda niente. Mi sembra di sentire anche dei cani abbaiare. Non vorrei che siano proprio quelli dei cacciatori. Ora vediamo, di solito qui c'è sempre un gran movimento di fuoristrada parcheggiati lungo questa strada. Speriamo che oggi ci siano, perché se no è un macello. Magari lui, quello col fuoristrada, può aver anche svoltato qui a sinistra. Speriamo. La volta scorsa qui c'era anche un bell'alberone che ostacolava la strada. Non ho trovato tanta melma più su e la trovo tutta ora. Forse oggi mi va bene, perché non ci sono cacciatori, almeno per il momento non ho incontrato niente, neanche una macchina, poi neanche un cane che abbaia. Guardate se qui lo scenario non è surreale. Qui sembra davvero di essere nei boschi dove ci viveva la strega di Blair. Insomma, siamo partiti sperando di trovare la neve, invece non abbiamo trovato niente, abbiamo trovato un po' di fango, ma neanche tanto. E ora stiamo scendendo, quindi se non l'ho trovata prima, adesso è impossibile. Comunque ci vorrebbe qualcuno che ogni tanto venisse a dare un'occhiata, perché qui c'è dei tronchi appoggiati su altri, tipo questo qua piccolino, questo qua, e se cascano mentre passa uno, ammazza. Cioè, non lo so da chi è gestito questo tratto, però bisognerebbe venirci. Ho trovato due ragazzi in mountain bike, però mountain bike senza pedalata assistita. E devo dire che infatti uno un po' alla meglio arrancava a salire, l'altro la spingeva, perché qui è un tratto in salita, poi tutto sconnesso. Mi garberebbe anche a me fare tracciati con la mountain bike, però io, se dovessi scegliere, lo farei con quella, col motore, con la pedalata assistita. E siamo giunti anche alla fine di quest'altro tratto di sentiero. Qui siamo, come ho già detto, al Santa Barbara. E poi successivamente c'è subito l'altro sentiero che porta poi a Vico, che è più corto sinceramente rispetto a questo che abbiamo fatto adesso. Eccoci qua al Santa Barbara, nonché la polveriera. E qua a sinistra riprendiamo il nostro sentiero. Diciamo, potrebbe essere anche l'ultimo, perché poi dopo, non lo so, una volta arrivata a Monte Tignarto, se continua a riprendere la via della foresta, anche quel pezzo lì, super conosciuto, anche questo sarebbe super conosciuto, però visto che siamo a fare questo video oggi, prendiamo anche questo di tratto. Devo dire che da quando ho iniziato questo trekking, oggi ho già incrociato 6-7 ragazzi con la mountain bike. Chi aveva il motore assistito, chi non, però come ho detto prima è divertente anche farlo in bicicletta questo sentierino. E poi qui, a parte tanto sentierino non è, perché qui è abbastanza largo, però è divertente. E io che pensavo oggi di far tardi,
mi sono portato anche la pila, però ragazzi io vi consiglio sempre nel periodo invernale di portarla sempre la torcia con voi, perché non si sa mai, può capitare un imprevisto e quindi ritardate il rientro e siete costretti ad accenderla per vedere dove state andando, anche se il sentiero lo conoscete bene, però dovete anche scansare le pietre grandi per evitare di prendere una slogatura. Abbiamo superato i 7 km. Siamo quasi giunti alla fine, siamo quasi arrivati a Vico. Magari oggi, se fossi stato in compagnia di qualcuno, anche qualcuno di voi, l'avrei fatta un po' più lunga e così magari potevo uscirci anche un gran finale in notturna. Vabbè, non mancherà occasione di farla. E qui siamo arrivati. Beh ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi ho tenuto compagnia. Il video sicuramente sarà lungo, non lo so adesso perché devo ancora montarlo. E niente, io vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E magari attivate anche la campanellina. E inoltre vi ricordo che potete continuare a suggerirmi qualche tracciato, qualche trekking da svolgere come ultimo trekking del 2021. E qui siamo arrivati. E qui c'è anche il sole, eh? Il bivio. Ciao ragazzi, e alla prossima.